Buon pomeriggio a tutti, sono Davide Marone, benvenuti a questo appuntamento del mercoledì, il consueto appuntamento con il webinar educativo avanzato. Oggi parleremo di una dinamica piuttosto frequente sul mercato valutario che si può utilizzare proprio a livello operativo. Ci riferiamo a quello che insomma, viene chiamato in più con più nomi, London Breakout, UK Breakout e così via, che si pone, ecco, di principio l'idea di andare a lavorare su determinati cambi sfruttando quelli che sono le dinamiche, ecco, congestive che vanno a formarsi durante la notte e quindi la volatilità che poi va a insomma, innescarsi alle prime ore del mattino, proprio quando tecnicamente gli operatori europei ed ESG, il grosso del mercato valutario, arriva e quindi incomincia a buttare dentro gli ordini, incomincia a creare flussi di liquidità importanti. Chiaramente la premessa da fare è quella che distingue i cambi valutari, nel senso che non possiamo applicare universalmente questo concetto, perché evidentemente se ci poniamo nell'ottica di lavorare l'australiano o il neozelandese, va da sé che su questi cambi durante la notte o sessione asiatica, che dir si voglia, su questi cambi verosimilmente si apprezzano i movimenti. Basta pensare semplicemente alla pubblicazione delle release di yen del Giappone, scusate, dell'Australia, della Nuova Zelanda, che tendenzialmente avvengono appunto durante quelle che per noi sono ore notturne. Diverso discorso è per il core del mercato valutario, quindi ad eccezione del dollaro yen, parliamo del cambio euro-dollaro, del cambio sterlina-dollaro, del cambio dollaro-franco-svizzero e diciamo un po' meno del dollaro-canada, che insomma è sempre un po' un cambio ibrido tra i sette cambi originali, quindi il discorso vale solo parzialmente per questo cambio. Il core appunto è sull'euro, sulla sterlina e sul franco. L'idea è quella di andare a sfruttare le congestioni notturne. Per la verità, le ultime fasi, quelle più recenti di mercato, hanno visto anche durante le ore notturne dei discreti movimenti rispetto a delle vere e proprie congestioni che spesso abbiamo apprezzato o comunque che teoricamente sono diciamo la regola e possiamo, qui vediamo l'euro-dollaro, andarla a individuare proprio magari utilizzando a livello grafico, quindi per aiutarci le linee, quelle che vedete sul grafico, ma da un punto di vista, lo vedete, delle linee verticali. Quindi andiamo di fatto anche partendo da un grafico orario, poi scenderemo di time frame per andare più nel dettaglio a delineare quelle che sono le fasi congestive. Una cosa che possiamo fare, che empiricamente anche può servire, è andare a inserire il volume tick. Voi sapete che questo è un indicatore, lo vedete, che misura di fatto non in senso lato il numero di, anche perché se parliamo di Forex, quindi non di un mercato centralizzato quando parliamo di spot Forex, quindi non è il volume nel senso che si può intendere sul mercato future, sul mercato delle opzioni, azioni e così via. Il volume tick sta per il numero di volte in cui in un determinato livello temporale i prezzi vengono battuti e danno, oltre ad avere una buona correlazione con il volume, insomma con i volumi quelli chiaramente calcolati sui mercati centralizzati, ci danno una mano per l'individuazione di quella che è l'idea che vogliamo insomma andare a mettere in pratica sul mercato. Se voi vedete, l'euro-dollaro per esempio è abbastanza emblematico in questo senso, assistiamo a dei volumi molto molto bassi, li vedete in quest'area, che vanno a formare queste distribuzioni normali, ecco, per chi ha qualche reminiscenza di statistica sa abbastanza bene di cosa sto parlando. Quindi vedete questa rappresentazione proprio molto regolare che va chiaramente a far vedere i picchi di volume, laddove i livelli, insomma, lo vedete sugli istogrammi, diventano molto elevati, e invece istogrammi molto molto ridotti, quasi, lo vedete, radenti i minimi, proprio laddove abbiamo le nostre congestioni notturne. Quindi questo può essere un grosso indicatore e comunque ci può aiutare
a delineare meglio. Quindi banalmente, se noi procedessimo a una suddivisione di questo tipo, andando a prendere proprio le zone in cui abbiamo dei grossi decrementi sui volumi TIC, ci renderemo conto che parliamo essenzialmente di tutte quelle che sono le fasce notturne. Quindi se voi andate a prendere, ecco, se la ragioniamo in questo modo, vedete, questa è chiaramente un'area, quest'altra è chiaramente un'area, e insomma potremo poi andare a sbizzarrirci in questo modo. Anche a livello grafico può essere utile questo tipo di distinzione per andare a lavorare in maniera proprio graficamente il più chiara possibile. Quindi possiamo utilizzare questa sinergia con i volumi TIC che insomma, non sempre andiamo a guardare, ma ripeto, possono essere utili. È chiaro che un trader puro sul Forex Spot non fa dei volumi una caratteristica preponderante del proprio trading, però in questo senso, ripeto, ci possono essere molto utili. Nella fattispecie l'idea è quella di andare a ricercare queste fasi notturne. Potremmo fare lo stesso discorso anche sul cable, piuttosto che, ripeto, sul dollaro franco. Diciamo che il core sono questi tre cambi. Peraltro l'euro-dollaro e il dollaro franco, conoscendo le condizioni tecniche del franco svizzero, sono cambi piuttosto speculari. Quindi sono uno un po' l'altra faccia della medaglia dell'altro. L'idea è quella poi di andare, come magari qui blocchiamo la visualizzazione, a scendere di time frame a partire dal 30 minuti per aiutarci nell'individuazione ancora più corretta di queste fasi. Prendiamo per esempio, ecco, quella che ha riguardato inizio mese, ma possiamo andare anche a esempi più recenti, dove, lo vedete, tendenzialmente per orari notturni tendiamo a individuare come zone orarie quella che va dalle, diciamo, 23 ora italiana. Qui sulla mia piattaforma è settata l'ora di Londra, quindi al momento siamo, o meglio, l'ora di Londra che in questo momento coincide con l'orario GMT, quando c'è l'ora solare. Adesso siamo GMT più 1 Londra, GMT più 2 l'ora italiana. Ad ogni modo l'idea è quella di sfruttare a partire dalle 22 di Londra, 23. Vedete tutta questa zona dove fondamentalmente ci si muove all'interno veramente di pochissimi pips. Se andiamo a prendere, stringendo un attimo gli indicatori, questa zona qui, vedete che verosimilmente l'euro-dollaro si muove dall'1,3535 fondamentalmente all'1,3517. Chiaramente parliamo di meno di 20 pips, poi la discrepanza può risultare un po' più elevata se andiamo a confrontare i grafici bid-ask, perché chiaramente essendo meno i market maker che vanno a quotarci i prezzi per condizioni normalissime del mercato, in quanto c'è meno liquidità, è chiaro che lo spread, anche se parliamo di cambi molto molto liquidi, quindi è un effetto a mio modo di vedere piuttosto contenuto, dicevo, gli spread si possono leggermente allargare, quindi possiamo notare uno spread bid-ask leggermente più elevato. Però vedete, sistematico o quasi, qualche smentita l'abbiamo avuta negli ultimi giorni, è sistematico che, ripeto, dalla formazione in buona sostanza della candela daily italiana fino, ed è questo importante, tendenzialmente come valore, io direi valore che prudenzialmente può essere le 8 ore italiane, se vogliamo essere ancora più conservatori, le 7, sfruttare quelle candele per studiare la congestione. Sul 30 minuti si vede bene, andiamo magari a portarci addirittura sul 15 minuti e capiamo insomma, brevemente come poterle andare a lavorare, anche perché la logica di fondo è molto semplice, nel senso che quando arrivano gli operatori europei, insomma, si ritiene Londra, diciamo, la sede fisica dove ci sono i maggiori flussi. Tendenzialmente quelli che spostano il mercato, fanno partire i flussi di liquidità importanti, vogliono
quasi andare a fornire una direzionalità al mercato e quindi lavorano su potenziali rotture proprio per non solo spostare il prezzo, ma per, come dire, permettere poi agli altri di sfruttare la scia e quindi di appesantire la direzione long o short che si viene a dare al mercato. Quindi possiamo tranquillamente andare, ripeto, a studiare queste congestioni in questo modo, quindi proprio graficamente andare ad individuare queste zone qui in questo modo. Ok, abbiamo questi riferimenti e empiricamente, questo è abbastanza confermato, sfruttare quelli che sono degli ordini in stop entry, quindi vuol dire ordini che mirano a comprare al di sopra della resistenza e vendere al di sotto della resistenza in maniera piuttosto diretta, perché se voi vedete, anche questo è empiricamente più che verificato, non abbiamo dei breakout tipici che seguono la dinamica tipica di veri breakout, sui quali peraltro insomma, più volte sono andato a istruirvi, a commentare, quindi la possibilità di lavorare sui pullback ottimizzando gli ingressi sui breakout. Qui parliamo di rotture che avvengono proprio nel momento in cui sul livello di supporto di resistenza partono i flussi, quindi partono gli ordini e il movimento è abbastanza repentino, vedete sui 15 minuti qui si nota in maniera abbastanza palese, vedete alla rottura della congestione che prudenzialmente abbiamo anche aumentato di qualche punto perché potevamo tenerci più bassi, guardate la media 21 sul 15 minuti come contiene prezzi, quindi poteva essere considerata addirittura qualche pips dai 5-10 pips più giù la resistenza della congestione. Ad ogni modo a livello prudenziale abbiamo ritenuto l'1,35,30 la parte alta, così come anche qui molto ben sostenuto dalla media l'1,35,15 la parte bassa per sfruttare ordini stop alla violazione della resistenza. Con che margini? Beh, è chiaro che parliamo di movimenti molto rapidi e che, come dire, vanno secondo me molto affinati, quindi ragionare in ottica eccessivamente, secondo me, conservativa e porsi nell'ottica di aspettare delle conferme, in questo caso, anche questo lo dico per propria esperienza personale, può diventare diciamo rischioso non tanto in termini di potenziali perdite, ma proprio in termini di peggioramento del risk reward e quindi con il rischio, scusate il gioco di parole, di entrare a movimento già avvenuto. Quindi l'idea è proprio di lavorare in stop con un livello di tolleranza dei pips che per quella che è la volatilità media dell'euro-dollaro, secondo me non deve andare oltre i 5 pips e pensare di entrare con ordini di questo tipo. A livello operativo sulla piattaforma si può sfruttare con la modalità OCO che impone l'implementazione contemporanea di ordini in acquisto e in vendita e una volta che uno dei due ordini viene colpito, automaticamente si va ad annullare l'altro. Tecnicamente, soprattutto quando le congestioni si configurano in maniera così precisa, ripeto, anche qui l'approccio conservativo prevede l'immissione di uno stop al di sotto del supporto, proprio per, eppure questo avviene, evitare possibili spike, possibili ritorni dentro l'area congestiva per quelle che poi sono delle ripartenze effettive. Questo contraddice un po' quella che è la logica che vuole che il movimento parta in fretta, è appunto un approccio conservativo. L'ausilio, secondo me, delle medie in questo senso, parlando di fase congestiva, quindi le medie diciamo perdono una valenza perché lo sappiamo, lavorano benissimo in fase di trend, però è proprio andare a sfruttarle in questo modo, cioè capire come con l'ausilio delle medie possiamo rafforzare i punti di supporto e di resistenza e addirittura far sì che le medie possano aiutarci nel settaggio dello stop. E questo è un caso abbastanza diciamo da manuale, peraltro proprio effettuato praticamente. Vedete, avevamo qui la media 100 che andava a contenere prezzi a livello di supporto, la media 21 invece che andava a fare la funzione esattamente contraria di resistenza, con il range che è andato leggermente a mettere a segno dei massimi decrescenti, ad ogni modo l'idea è rimasta quella, eravamo contenuti all'interno delle medie
Una volta che c'è stata la rottura, vedete, la 21 ha subito acquisito direzionalità. Potevamo utilizzare la 21 anche proprio a livello di training stop, quindi fare in modo che lo stop si posizionasse sempre sotto la media 21, in modo che una volta che è partita la tendenza, la 21 sul 15 minuti in maniera reattiva va a fornire direzionalità, avere la possibilità di settare lo stop fino, rispettando i criteri di money management che ciascuno ha, il mio personalmente più o meno lo conoscete, nel senso che tendenzialmente vado a lavorare stop impari, quando ho raggiunto almeno un livello di risk reward 1-1 e gestire la posizione in modo poi di andare ai primi target che dal mio punto di vista non possono mai essere eccessivamente ambiziosi, perché l'idea, ripeto, è quella di sfruttare una impronta direzionale che, diciamo, chi gestisce grossi flussi di liquidità, market maker in senso lato, vogliono dare al mercato. E quindi tendenzialmente è un movimento che, vedete, spesso può esaurirsi. Qui, per esempio, siamo arrivati alle 9 del mattino, spesso può esaurirsi proprio nell'arco di un'ora e mezza, 2 ore. L'idea è quella di andare a sfruttare proprio questa fiammata, senza, dal mio punto di vista almeno, ritenere di cogliere il potenziale trend del giorno, perché poi sappiamo che partono le news al cable, per esempio, alle 10 e mezza. In molti giorni della settimana, in determinate settimane è tempo di news. Sull'euro addirittura spesso i dati partono dalle 8, alcuni dati sulla Germania, alcuni dati sulla Francia, sull'Italia, quindi evidentemente è una cosa che risente di un timing che deve essere piuttosto preciso dal mio punto di vista, e anche questo è un altro criterio che dobbiamo assolutamente andare a evidenziare. E dobbiamo essere, dobbiamo, come dire, sfruttare questa dinamica per quello che è un orario che appunto non vada oltre, dal mio punto di vista, le ore 9, 9 e mezza italiane. Questo è un po' il senso, secondo me, ecco, per come vogliamo andarla a sfruttare a livello empirico. Peraltro, se andate a analizzare un po', fate un po' di dietrologia, quindi andate a prendere un po' il grafico nelle ore notturne e le rotture che avvengono sui primi flussi di liquidità di euro, cable e dollar Swiss, notate che proprio c'è una regolarità abbastanza costante in questo. Nulla vieta che il movimento possa rivelarsi fallace, nel senso che, ripeto, un tentativo di chi lavora diciamo, London Breakout è un tentativo di alcuni attori istituzionali di dare una direzione al mercato, e spesso non solo loro, ma anche proprio generando poi fenomeni come dire, di senso tecnico herding, cioè di tutti gli ordini che partono successivamente, vanno ad appesantire le posizioni lunghe o corte, sfruttando questa idea. Chiaramente non sempre questo avviene, però la logica, secondo me, sottostante è molto molto forte. Quindi i criteri, riepilogando in breve, sono prendere i cambi chiaramente interessati, lavorare su time frame che non vanno oltre l'orario, anzi a livello operativo, secondo me, si deve lavorare dal 30 minuti al 15 minuti, lavorare anche con l'ausilio del volume tick, che in questo senso a livello di rappresentazione grafica può darci una bella mano, sfruttare il livello di supporto e resistenza che si è creato nella congestione notturna, magari coadiuvandolo con supporti e resistenze più degni di nota che siamo andati a evidenziare nei giorni precedenti, lavorare con le medie, se possibile, che possono assolvere la funzione di supporto e resistenza, e ricordo, non a dare assolutamente direzionalità, anzi, questo è un caso, vedete, dove lavorano molto molto in sinergia, e io ribadisco l'importanza e l'ottimizzazione delle medie 21 a 100, ne ho viste utilizzare di diverse anche per questo tipo di strategia. Dal mio punto di vista, la 21 e la 100 anche per questo tipo di idea lavorano in maniera ottimale, e posizionare ordini stop entry in modalità OCO, ripeto, sfruttando i breakout in una logica, se vogliamo, anche molto semplice, senza cioè aspettare pullback, senza preoccuparsi di andare a calcolare ritracciamenti che possano derivare dalla prima fiammata in un senso o nell'altro. Questo lo dico proprio anche per, ripeto, esperienza pratica. Quindi ordini OCO in stop entry, cioè comprare più alto, vendere più basso, nell'idea che la rottura del livello faccia partire un movimento, stop entry,
Approccio conservativo con stop sotto la congestione in questo caso o sopra nel caso di rottura ribassista e secondo me qui è importante l'attivazione di un trailing stop che vada, come in questo caso per esempio, a posizionare lo stop progressivamente sotto la media a 21 e questo tendenzialmente lo si può fare più manualmente che in maniera automatica, con target rispettando il risk reward su chiaramente i primi supporti e l'idea di cogliere, almeno dal mio punto di vista, per un cambio come l'euro-dollaro, l'idea è quella di cogliere movimenti che vanno dai 30 ai 50 pips, ma questa è una considerazione, ripeto, molto molto, se vogliamo, empirica. Però si lavora con risk reward ottimale, la congestione prevede secondo me il contenimento del prezzo, anche questo è un criterio che vi fornisco proprio su base personale, la congestione per me non deve andare oltre i 30 pips, quindi questo è un intervallo abbastanza ragionevole, sopra i 30 pips per me sistema nel suo complesso e il principio che ci sta sotto rischia di perdere un po' di valenza. Mi aspetterei grande regolarità nel rispetto del supporto e della resistenza, quindi attenzione a livelli sporcati. Solitamente dobbiamo essere molto precisi. Questo, per esempio, è un caso che, ripeto, vi riporto perché è proprio applicato praticamente e secondo me era molto molto regolare, anche perché poi c'era un posizionamento delle medie, per esempio, sul 15 minuti, che io ritengo il time frame in assoluto migliore per questo tipo di operatività. Si può scendere anche sul 5 minuti. Io ho una particolare reticenza nell'usare grafici di così piccolo orizzonte temporale, per me il 15 minuti è veramente affidabile un po' in tutti i sensi, anche come reattività, quindi a livello operativo la dobbiamo ragionare, ripeto, in questo modo. Lo stop in maniera più aggressiva si può andare a posizionare a metà della congestione, quindi andiamo proprio a calcolare il range della congestione e posizionare lo stop al di sotto della metà in questo caso o chiaramente al di sopra nel caso ribassista in modo da tenerlo molto vicino al prezzo e se è un London breakout, uno UK breakout con determinate caratteristiche insomma abbastanza congeniali abbiamo subito modo di andare a lavorare poi con avvicinamento dello stop qualora la prima fiammata dovesse rivelarsi fallace. Ripeto, può essere piuttosto rischioso aspettare lo scaricamento della prima fiammata rialzo proprio perché non è quella la logica secondo me dello UK breakout, che si tratta proprio di flussi che partono a un momento, a un tempo T0 e che vanno a innescare una tendenza. Talvolta andandola a generare su orizzonti temporali che secondo me in maniera ottimale vanno dall'ora alle 2 ore, poi ci possono intervenire i market mover che possono incrementarla o come in questo caso andarla completamente a svilire perché poi siamo tornati, lo vedete, siamo tornati giù, quindi se non avessimo chiuso su questi livelli chiaramente ci saremmo beccati tutta questa inversione che c'è stata, quindi l'orizzonte temporale di riferimento deve essere, secondo me, non oltre le 2 ore a metà mattinata, si deve fare una valutazione, se si è in profit, l'idea è quella di chiudere o comunque di avere già un money management che ci copra dalle perdite e ci garantisce le profitti, se il movimento, e questo accade secondo me molto di meno, non dovesse essere partito, dal mio punto di vista anche bisogna essere molto rigidi e andare a di fatto eliminare l'ordine e aspettare per questo tipo di strategia chiaramente poi la fase notturna successiva. Ho dato un po' di criteri man mano, spero che il quadro nel complesso sia abbastanza chiaro. In realtà sono andato proprio a spiegare un po' delle particolarità, il concetto però ragazzi è abbastanza semplice, nel senso che dobbiamo guardare tre cambi, dobbiamo guardare la formazione della congestione, anzi, vedendo che è una congestione con le giuste caratteristiche e posizionandosi su grafici dal 30 minuti in giù, sull'orario giusto per farci un'idea dei supporti e delle resistenze più importanti. Assicurarci che sia una congestione che dal mio punto di vista per cambi come l'euro-dollaro e il cable, forse qualcosa in meno addirittura sul dollaro franco, non vadano oltre i 30 pips. Dal punto di vista tecnico, poter lavorare con le medie come supporto o resistenza, andare a posizionare ordini OCO in stop entry,
money management che prevede lo stop sul livello, diciamo, di sicurezza in maniera conservativa sotto la congestione o sopra, o sulla mediana in maniera un po' più aggressiva, e una volta che è partito il movimento può essere congeniale andare a lavorare in trading stop, magari sfruttando il posizionamento della media che per prima reagisce al movimento rialzista o ribassista, che in questo caso è la media 21. I volumi possono esserci su questo time frame utili, vedete, a non solo evidenziare la zona che ci interessa e ad averne una conferma, direi, perché se i volumi sono stati, diciamo, discreti anche durante la notte, è chiaro che, insomma, questo può essere un segnale che evidentemente lo UK breakout per quel cambio in quel giorno può non essere la strategia da preferire. E poi possiamo avere una conferma laddove, vedete, i volumi vanno a incrementarsi fino poi ad accompagnare una lunga fiammata. L'orizzonte temporale, ripeto, è abbastanza limitato, nel senso che i target in buona sostanza vanno da 30 pips teorici a 50, questo come ordine di idee, e ripeto, l'ottica è anche quella di chiudere l'operazione in un determinato lasso temporale che secondo me non vada oltre la mattinata. Altro criterio, se il movimento non si va a attivare anche qui sui market mover della mattina, o comunque in generale sui primi movimenti del mercato della mattina, sinceramente la vedo poi dura, il segnale a quel punto della strategia secondo me viene invalidato. Ricordandoci che appunto sull'euro, sul cable e sul dollar Swiss i market mover della mattina possono fare la differenza, quindi questo è abbastanza, deve essere implicito nella strategia che andiamo a implementare. È chiaro che se andiamo a lavorare con questo tipo di strategia e c'è il dato sul PIL tedesco, è evidente che o siamo già dentro e abbiamo già lavorato in money management a star sicuri, o insomma è una variabile non da poco che su questi time frame può fare anche piuttosto la differenza. Quindi diciamo che uno degli svantaggi in questo senso può essere proprio la pubblicazione di dati macro che possono andare a invalidare il segnale. Questo ovviamente è meno comune quando lavoriamo su larghi time frame e su setup che si sviluppano durante l'arco della giornata. Su questo tipo di strategie, evidentemente, è una variabile che dobbiamo includere, dobbiamo essere pronti in qualche modo a assorbirla nel nostro trading system. E va bene, allora io direi di fermare qui la registrazione, anche perché, ripeto, l'idea, ragazzi, era molto semplice, volevo giusto darvi delle coordinate. Come avete visto, non c'è nessuna complessità di fondo, c'è un'idea molto, molto lineare. Qualche regola avete visto da seguire con determinate discriminanti, e questo anche empiricamente, secondo me, può essere verificato. Se vediamo movimenti particolari nella notte, l'idea è quella di lasciar perdere e di aspettare, ripeto, un movimento dei prezzi che sia regolare e congestivo durante le ore notturne per euro-dollaro, sterlina-dollaro e dollaro-franco svizzero. Alcuni mi chiederanno sui cross tra questi cambi, non ho grande base statistica su questo, per esempio, che so, sull'euro-pound, su sterlina-franco. E sull'eurofranco, mettendo l'eurofranco a parte perché ne conosciamo tutti la dinamica. Francamente non ho base statistica, io mi sono sempre concentrato su tre dei sette cambi originali. Il dollaro Canada in realtà è un po' un ibrido, quindi qui è da studiare. Io personalmente non ho mai applicato la London Breakout al dollaro Canada, che pure tecnicamente è un cambio che non risente di particolari flussi durante le ore notturne italiane. È un cambio che però è abbastanza correlato, anche se con tempistiche diverse, all'australiano e Nuova Zelanda, quindi lo terrei, diciamo, insomma, in una zona, lo metterei un po' da parte in questo senso. Poi si può fare un'analisi anche più accurata. Va bene, allora io termino qui la registrazione. Evidentemente entro domani, direi nel primo pomeriggio, l'andrò a mettere sul forum e sulla pagina YouTube dell'FX Italia. Io intanto vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona serata e un buon trading.